Ho beccato su internet una ricetta di una torta veramente fantastica e niente, mi sono presa gli ingredienti perché ora io e il mio monopattino andiamo al supermercato perché voglio fare la torta Magnum. Sì, Sasha si caccherà addosso, ma sarà irresistibile, la proverà. Andiamo? No, amore, non puoi. Fai il bravo e non piangere. Arrivo subito, non piangere, eh? Mi raccomando. Strano, non sta piangendo. Andiamo piano. Che bravo il mio cane addormentato che non piange. È la prima volta che esco di casa e Gogo non piange. Strano. Devo andare sempre via quando è addormentato, così è un po' scemo che non se ne accorge. Piano, piano. Come non detto. Si sente in tutto il palazzo, nonostante io sia in ascensore, sento il cane che piange. Gogo, capito che ti manca la mamma? Vado via 3 minuti. Ragazzi, ho messo 15 secondi per andare al supermercato col mio monopattino. Mi guardavano tutti e adesso lo uso anche come carrello della spesa perché mi porta la mia roba. Cioè, ma cosa voglio di più dalla vita? Oh, Luca. No, ve lo giuro, ho beccato l'unico supermercato che non ha le barrette di cioccolato. Ve lo giuro. Non ci sono, è incredibile. Con cosa possiamo cambiarlo? Cioè, io ho pensato magari vendere Kinder cereali, che però non trovo nemmeno i Kinder cereali. Aiuto. Ah, eravate nascoste, eh? Trovate. Allora, cioccolato latte 200 grammi. Trovato. Latte condensato. Non so che cosa sia il latte condensato io. La panna l'abbiamo trovata, sperando che sia questa qua da montare. Grazie, signora dei salumi, che mi hai trovato il latte condensato. Bene, allora ci mancano i baccelli di vaniglia e il caramello al burro salato e i Magnum. Che non ho la minima idea di dove trovare. Non trovandolo, ho optato per la vanillina, che penso sia praticamente la stessa cosa. Bene, ora devo trovare qualcosa che sappia di caramello al burro salato da far sciogliere. Non so, torniamo tra i cioccolati, dove erano? E niente, in pratica ho trovato una ricetta per fare il burro salato, cioè il caramello salato. Seguiamola. Ok, manca solo i Magnum e si può tornare a casa. Tutto, andiamo nel reparto gelati. Quanto è comodo fare la spesa così, non avete idea. Se non ci sono i Magnum mi metto a piangere. Ah no, che culo. Amore, mi compri le banane che io la mattina le mangio a colazione? Eccoci arrivati in cucina, si muore di caldo, ho acceso la ventola sopra di me, spero non vi dia troppo fastidio con l'audio. Adesso mi siedo, mi studio un attimo la ricetta e poi iniziamo. Il problema sorge subito, in quanto non abbiamo una ricetta scritta, ma abbiamo un video da 1 minuto e 30 secondi. Vabbè, comunque, il primo passo da fare è... Aspettate. Meno male che ho questa videocamera che mi segue e l'acquisto top. Allora, la prima cosa da fare è di prendere una di quelle cose rotonde delle torte, un piatto e la pellicola. La pellicola ce l'ho in sala perché l'ho portata per fare il tatuaggio. Arrivo. E non avendo un piatto grande, ho deciso di prendere una padella senza manico. E poi abbiamo trovato il cerchio. Quindi dice di mettere la plastica sopra il cerchio. Ci proviamo. È venuta lì un po' di crema. Quindi io userò il sotto. Prossimo passaggio, allora, dobbiamo far sciogliere il cioccolato al latte e metterci le mandorle dentro. Andiamo. Questo è il nostro pentolino e questi sono i nostri 200 grammi di cioccolato al latte. Che il cioccolato si scioglie, io dovrei tagliuzzare le mandorle, ma visto che c'è il mio amore usa il frullatore, io utilizzerei il frullatore. Che dite? Non so quanto verranno tagliuzzate, ma lo scopriremo tra pochissimo. Ed andiamo a vedere se il cioccolato si è sciolto. Guardate con me. Non ancora, ancora un minutino, dai. Tra l'altro, da non avere neanche un cucchiaio di legno, ora tipo ne ho 7476 per... Fornello, tegame, è pronta a cucinare, prosciutto, salame, la voglio assaggiare, e il formaggio e la ricotta, ed infine la pancetta.
prossimo step è molto semplice, bisogna un attimino mescolare qui per far aderire, penso bene, le mandorle, quindi c'è scritto di far così. Ops, non vi sto facendo vedere, scusate. E poi bisogna lasciarla un'ora in frigo, però nel frattempo possiamo fare altro. Non mi piace neanche un po'. Eccoci qui, mia bella tortina, stai un'ora lì. Il prossimo step non è facile, bisogna unire un litro di panna, quindi 2, 4, 6, 8, 10, con 100 grammi di latte condensato. Apriamo la panna, state sempre attenti, mi raccomando, con i coltelli, Fatevelo fare dalla mamma, dal papà, voi avete più di 20 anni, non di meno, non fatelo voi. Ah, ma è liquida, io mi aspettavo tipo, avete presente la panna da cucina per cucinare? Quella è un po' più densa. Tetra Pak va sciacquato. Ma sono tantissimi 5 di questi, ma siamo sicuri? Nella ricetta c'è scritto di sì. Dobbiamo unire 100 grammi di latte condensato. Se quasi sono 170, un po' più della metà. Proviamoci. Farò i danni, lo sapete. Cubi, quanto basta. Ora ci dobbiamo mettere un baccello di vaniglia, noi ci metteremo la vanillina, sperando che sia la stessa cosa, se no ci attacchiamo al tram e fischiamo in curva. Farei vedere, non so se si può vedere il porcile che sto facendo, ovunque panna, schizzette di panna dappertutto, persino per terra. Per la prima volta mi sta uscendo qualcosa, si sta veramente montando, incredibile, ma vero signori? Questo è un olele olala, la sabrella più forte. Anche i miei pantaloni stanno cucinando con me. Sta diventando spumosissimo! Anche il tavolo, anche il telefono, il tagliere, tutto, i miei pantaloni a gamba. Mi sono appena pulita, ma ce la stiamo facendo. Però non vale, perché mentre io sto pulendo qualsiasi superficie, ho constatato che il tipo o la tipa nel video avevano il frullatore e frullino elettrico. Io ce l'avevo manuale. Non è lecito. Bene, però ora il prossimo step, mentre mi pulisco, è che mi serve la teglia di prima e quindi dobbiamo aspettare che il cioccolato si solidifichi, quindi appuntamento tra poco. E va bene, proseguiamo con la nostra torta. È passata un'ora e come avevamo previsto, noi avendoci messo il tappo perché con la plastica non riuscivamo, dobbiamo scollare tutta questa marmaglia di cioccolato e mandorle, che non ci interessa che si rompano perché, come avevo detto prima, vanno messe sopra e questa torta va distrutta, quindi va bene così. Cioè, voi magari se ce la fate, fatelo con la plastica. Io no. Guardate tutto questo pezzo enorme intatto. Wow! E invece, guardate zia Sabri cosa vi combina. Tada! Ma che perfetto. Sono bravissima. Vado con gli altri. Ed eccolo qui, posizioniamo anche l'ultimo, poi avanti, cosa fa? Vabbè, sei son troppi per me. Ancora ci mette la cremina, quindi andiamo con questa cremina. Ragazzi, se mangiate questa roba siete 7 kg in più. Sì, saremo anche 7 kg in più, ma io la voglio troppo mangiare. Mi sembra tipo una roba, boh, non so voi, ma super 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 buona. Tra l'altro le quantità perfetta, sta ricoprendo perfettamente tutta la torta. Io ho quasi finito, come potete vedere, tutta la mia cremina. Ok, direi che ci siamo. Mi è caduto il cucchiaio dentro. Uso la forchetta. Ricopriamo bene tutta la nostra torta. Ok, e poi vediamo.
In congelatore 3 ore. Il burro salato mi sa che noi lo saltiamo. Adesso lo capiamo. Quindi 3 ore in congelatore, perché poi andrà messa sopra la roba che abbiamo creato prima. Il burro salato, boh, anche già tanto calorica questa. Dobbiamo farci anche il caramello con dell'altro zucchero. Aggiornamento tra un po'. Cioè, mettiamola. No, mi fritta. Eccoci qua, creati bambina, creati. Finalmente ce l'abbiamo quasi fatta dopo ore e ore di lavoro. Adesso manca solo il tocco finale, quindi prendiamo i pezzettini di cioccolato che abbiamo creato. Hai ancora bisogno, amore? Sì, ho bisogno, vieni qua. Grazie amore per tutto l'aiuto che mi hai dato questo pomeriggio. Non preoccuparti, io ti stavo guardando di là. Grazie, ti amo tanto. Mi terresti un attimo la videocamera con tutto fare delle clip allucinanti che non ti dico chi doveva tenerlo, anzi, ora lo posso dire. Avevo la videocamera qui, quando non riuscivo a fare le cose sopra, me le mettevo sopra e registravo. Ma allora. Ma questa è cacca? Non è cacca. Praticamente ti ho preso, anche se puoi fare la caccarella. Allora, io lo faccio a grani. Ah, amore, oggi ti ho usato il frullatore. Ah. Potresti aiutarmi a... Ti sto sedendo la telecamera? Grazie. Tieni, ti do una mano. Guardate che bello il mio tatuaggio. L'hanno già visto, amore. Ecco, guardatelo ancora. È bellissimo. No. Vabbè, saranno i pezzettoni di cioccolato. Giganti, vabbè. Sì, perché io l'ho fatto così, perché non ho messo la plastica. Perché tanto nel video dopo utilizzano un martello per spaccarlo. Ah, figo. Sì, infatti vai a prendere il martello, amore. Ma è sporco. Ma è troppo grosso. Vediamo un po'. Vediamo un po' l'odore. L'odore? Non il sapore. Ma sa di piedi. Sa di piedi? Sì. Piedi tipo con i calli. E che odore hanno i piedi con i calli? Boh, di sporcizia, strano. Ho quasi finito, arrivo. In quanto ti racconta una barzelletta? Momento barzelletta, amore. C'era una volta un ragazzo intollerante al lattosio che era costretto a mangiare una torta. Amore, non sei costretto. E poi il giorno dopo andrò in diarrea. Amore, questo succede tutti i giorni della nostra vita, lo sai? Dovete sapere che questa storiella magica succede veramente tutti i giorni della nostra vita. Allora. Anche quando non mangio il formaggio. Esatto, non si capisce perché succeda sempre. Come si può fare? Prendiamo il coltello più grande. In cucina con Sabri. Mamma mia, senti che ASMR. Fallo di nuovo. No, è morbida al centro. Guarda, è cremosa. Deve essere morbida. Ah sì? Mm-hmm. Scusate, non è del mestiere, non sta molto tempo in cucina. Vai. Gigante. No, evita, che non posso. Ah, è per te, immagino. E gno, fame, non vado a mangiare a cena. Allora, poi prendi la torta. Gli ingredienti li avete visti, li trovate anche in descrizione. Te la lascio tutta a te. No, no, sei la mia cavia. No. Vieni qua, gira verso di te. Anzi, dammi. Dai, amore. Dai, questo sacrificio. E di la verità, puoi dire anche se non ti piace, se non è buona. Perché mi guardi così? Sono stata brava a fare la mia prima torta al magnum o no? Sono stata brava o no? Solo così così? Ci stai pensando ancora un po'? Quindi non hai ancora pensato? Allora, il bianco potrebbe essere un più, poco più buono. Il cioccolato sopra è molto buono, sì. Però ho bisogno di un secondo assaggio. Ah! Per dire il giusto voto. Giustamente adesso ha bisogno del secondo assaggio, perché non poteva dal primo dire se era super buona. Ammettimi che è buona e io te ne do quanta ne vuoi. Potrebbe essere buona, sì. Decisamente. Vabbè, comunque qui in descrizione trovate la ricetta. Se fate anche voi la torta, ovviamente taggatemi su Instagram. Ditemi com'è. Me l'hai sputato addosso. È un pezzo di granella. E vi dico una cosa, è buona davvero tantissimo. Anzi, già che sono. Ci sono di più. Che sono? Che buona. Balena 2019.